Mi chiamo Calassini Fernando, partigiano Toni. Sono nato a Reggio Emilia, la frazione di Villacella, il 23 settembre del 23. E mio papà faceva il calzolaio, come suo papà, cioè mio nonno, anche lui era una stipe di calzolai. Mia madre era casalinga e si faceva un po' delle giornate come bracciante. Poi avevo un fratello maggiore, era del 15, che faceva anche lui il calzolaio. Una sorella Margherita, che lei faceva un po' la bracciante, andava alla risaia, eccetera. Un'altra sorella faceva la sarta. Mio papà era un antifascista, che però non è che fosse organizzato nell'antifascismo. Cioè, nessuno della mia famiglia era fascista in poche parole, però non è che fossero organizzati, insomma, ecco. Solo io che ero nell'Azione Cattolica. A 12 anni ho finito le scuole elementari. E il parroco di Villacella, Don Luca Pallai, che poi è diventato anche lui partigiano della Resistenza, insisteva con i miei genitori di mandarmi in cose, a studiare da prete e a cistiti diverse volte. Io ero credente, che abitavo vicino alla chiesa, un centinaio di metri. Della mia famiglia ero l'unico che andava in chiesa. Poi a 13-14 anni ero delegato spirale. Beh, la quinta elementare è chiuso. Poi dopo io ho cominciato a lavorare a 12 anni. Se non che quando avevo poco più di 15 anni, più di 15, di 14 anni, c'è stato con mio papà il fattore, ho avuto un mezzo bisticcio, mi ha licenziato in tronco e poi io sono rimasto disoccupato. Ora mi sono presentato all'ufficio collocamento per andare a lavorare alle Reggiane. Loro mi dicevano, ma non c'è posto, la Reggiana, adesso vieni fra un mese. Io per 40 giorni, tutte le mattine, mi presentavo davanti all'ufficio di collocamento prima che aprissero. Penso di averli stancati, un bel mattino mi hanno detto, beh, vieni dentro, ti mandiamo a lavorare alle officine meccaniche reggiane. L'officina meccaniche reggiane allora era l'officina più importante, come fabbrica di armi, più importante di tutta l'Emilia Romagna. Io sinceramente ero cattolico, frequentavo la chiesa, per me il lavoro e la chiesa è la cosa principale e non mi sono mai interessato di politica. E anche quando c'è stata la legge contro gli ebrei, non è che l'abbia seguita questa cosa. Io lavoravo, ero un lavoratore molto appassionato, anzi addirittura mi facevo delle ricerche per migliorare la produzione.